Salve a tutti, benvenuti in questo video dei massimi esperti. Con me ci sarà un accompagnatore speciale, cioè il Gun. Saluto il mio amico Katakuri e Brooke, i miei amici. Ciao Gun. Buonasera a tutti, sto qui per accompagnare Maurizio per questo video che ora vedrete perché, cioè ora saprete. Con noi c'è un ospite molto speciale, un ospite veramente grandissimo, di un livello, cioè non pensavo, non speravo di averlo sul nostro canale in questo video. Questa sarà una chiacchierata molto bella con lui, dove andremo a toccare vari punti, perché lui, come noi, è un amante dei manga, degli anime, dei videogame e non solo, perché lui è uno dei più grandi del settore, soprattutto per il doppiaggio. Un saluto al grandissimo Maurizio Merluzzo, The Merluzzo. Ciao ragazzi, ciao. Un po' di casino dietro, lasciate perdere, non guardate. Come va? Bene, Eccoci, bene, meglio, meglio, meglio così. eccoci qua, grazie. Ah, ti ho messo qui solamente per la presentazione. Grazie veramente per essere Ah, di che? È un qui piacere, con noi. figurati. È un Allora, grande piacere. di cosa stavamo parlando in pre-live che No, ci in siamo pre-live fermati? tu mi stavi dicendo, ma quindi sei un giocatore, adesso hai fatto Twitch, ma ti stavo dicendo appunto che durante la quarantena ho recuperato un sacco di giochi che comunque avevo sulla PlayStation, ho detto vabbè, ora ho tempo, non devo fare niente. E giocando, giocando mi sono detto, ma la PlayStation 4 è collegata direttamente a Twitch, perché non condividere quello che faccio? Allora ho iniziato a giocare condividendo le partite, ho visto che la gente apprezzava, anche perché giocavo a One Piece, quindi figurati. A Pirate Warriors Grande, 4 grandissimo gioco. giocavo One Piece e Grande. quindi la gente si è presa bene, mi sono preso bene pure io. Ho detto vabbè, continuiamo, portiamo avanti questa avventura di Twitch che poi appunto è sbarcata. Ho preso tutto, cioè, avevo il PC, ho spostato il PC, ho preso l'altro monitor, la webcam, il microfono, eccetera, eccetera. E quindi mi trovo adesso anche su Twitch. No, ma è bello anche perché comunque a differenza di YouTube, lì ti permette solamente di streamare. Quindi, come hai detto tu, giustamente, una volta che gioco e mi diverto, divertiamoci insieme, no? Capito, sì, l'idea era quella, condividere il fatto che mi stessi divertendo, molto semplicemente. Ti ho seguito l'altro giorno e stavo giocando. A un certo punto vedevo i fan nei commenti che facevano apprezzamenti. Ma questo vecchio nemmeno lo uccidono, insomma, Sì, era figurati. Uncharted, se non sbaglio. Sì. Uncharted, sì, Uncharted, No, incredibile, perché io il 3 non l'ho ancora giocato, Andrea Uncharted. Ma non ci fosse stata la quarantena, io non so se l'avrei aperto, perché comunque veramente. c'è Gli orari di lavoro, sempre, eccetera. c'è un sacco anche di giochi arretrati che vorrei fare. Incredibile. Però, insomma, mi piace come cosa. Gun, vuoi fargli tu prima qualche domanda, prima io? Ah, sì, dato che noi facciamo comunque video più su One Piece, cioè siamo Non proprio l'avrei One mai Piece, detto. ma comunque, sto facendo anche io dei video dove do dei pro e contro ai personaggi. Vorrei sapere da te tre contro e tre pro sull'opera di Oda. C'ha dei contro? Sì, purtroppo sì. Ah. Guarda, ti dirò, durante questa quarantena l'ho ricominciato dal numero uno a leggere. Ah, considerate che io detesto guardare gli anime, cioè io devo leggere. Va Io devo bene. avere in mano quello che Oda o qualsiasi altro autore sia ha deciso di scrivere di suo pugno e disegnare di suo pugno. Io non voglio. Non mi fanno impazzire gli adattamenti animati o queste cose qui. Io preferisco leggere Vabbè, 100.000 questa è la volte. verità, perché il manga è la canonicità Sì, dell'opera. esatto. A parte, ma oltre quello, cioè, i tempi me li gestisco io, le battaglie me le gestisco io, le voci, le musiche sono tutte nella mia testa, perlomeno per me è sempre stato così. Io leggo manga dal 92, ragazzi, da quando avevo 6 anni. Ho iniziato con Ranma Oddio, mezzo. Poi bellissimo, spettacolo, io ho spettacolo. iniziato, avevo 6 anni, nel 92, a 6 anni ho iniziato con Ranma Mezzo, quindi sono, insomma, sono, porca miseria, sono Sei un 28 anni. giovane, sei un giovane. Sono 28 anni che leggo manga, quindi un po' che leggo. Quindi preferisco leggere, insomma. Quindi durante questa quarantena io mi sono ripreso One Piece dal numero uno. Grandissimo. Ok? Quindi luglio 2001, cosa che avevo già fatto a luglio 2001, io mi comprai One Piece. E iniziai a leggere One Piece perché l'avevo visto in onda, perché avevo visto il cartone su Italia 1 all'epoca.
Ma io trovo che tu mi hai chiesto tre pro e tre contro. Sì. Rileggendolo, mi si sono colmati anche quei contro che avevo prima. Io ce l'avevo qualche contro prima di rileggerlo, ma rileggendolo mi ha fatto rendere conto di quanti alcuni miei ricordi fossero sballati, no? Sballati perché? Non per qualche motivo strano. Ecco, forse un contro può essere che, essendo così tanto lungo, ci sono dei piccoli particolari che a distanza, ovviamente, di 7-8 anni di lettura non ti puoi ricordare, no? È impossibile. I retcon che poi dopo ritrovi. Capito, dei collegamenti, tipo ora ora sono arrivato all'inizio di Punk Hazard, no? Ok. La saga degli uomini pesce, rileggendola, mi è piaciuta di più. Non mi aveva fatto impazzire, ma rileggendola, col senno di poi, con gli allacci, con i collegamenti che tu hai già, mi ha fatto impazzire. Poi, conoscendo Oda ormai da 20 anni, perché lo leggo da 20 anni, qualunque piccolo particolare mi fa saltare dalla sedia. Anche che lui non ha detto niente, ma tu lo vedi, dici, ah, ok, adesso qui farà questa cosa. Perché se tu vai a prendere anche solo Rylig, che si vede la prima volta nel numero 3, esattamente. E io non so se qualcuno legge le SBS, ma nelle SBS Oda dà dimostrazione di essere veramente il genio che è. Perché quando lui fa degli appunti, quando c'è la scena di Buggy e Shanks sulla nave che litigano e Rylig li ferma, lui aveva dato esplicitamente direzione agli animatori di non chiamarlo capitano, perché già sapeva che quello non era il capitano. Lui ha una visione infinita. Io non apprezzo molto chi dice che Oda stia spremendo la gallina dalle uova d'oro, perché, sempre ripeto, chi ha letto le SBS sa che Punk Hazard l'ha fatta 4 anni dopo rispetto a quando ce l'aveva in mente, perché in realtà è un casinaro lui scrive e butta dentro roba, sì. Ma non perché la butta a caso, anzi niente a caso, è tutto collegato, tutte le mini storie, è tutto collegato. Anche una cosa importantissima dell'opera, le mini avventure, cioè le mini avventure. Riesce a mettere nella prima pagina una storia parallela che segue la trama, sì. Segue la trama, è canonica, e ti spiega dei perché. Esatto. E se poi un personaggio delle mini avventure te lo vuole riportare, lui avrà quel background, sì, delle mini avventure, come l'amicizia tra Buggy e Ace, per dirti, no, per esempio, tante cose. E sì, esatto. Quindi ritengo che, ok, un contro di One Piece, che per me è un pro, perché è un po' paradossale, perché secondo me è sul filo del rasoio, è che non è adatto a tutti. Assolutamente. Non è adatto a chi vuole l'opera lineare che inizia, continua e finisce. È un'opera che richiede attenzione appunto ai particolari, richiede passione, richiede riletture, perché lo devi rileggere, perché ci sono degli, sì, agganci, ci sono delle cose. Un sacco di indizi che ti mette qua e là Oda, che dopo li capisci. Ragazzi, la prima volta che viene nominato Kaido è a Marineford. Esattamente. 10 anni, no, è il 2008. 10 anni fa, 11 anni fa. Tu ci ridi e scherzi, ma la prima volta che viene nominato Kaido è 11 anni fa. Ora tutti belli a dire c'è Kaido, però... La scena che hai detto tu prima di Buggy con Shanks e Rayleigh che si arrabbiava viene fatta vedere nuovamente nel flashback di Oden adesso. Sì. Cioè, ti parlo di 15 capitoli fa. Cioè, capito? Dopo quanti anni quella scena era già nella mente di Oda riportata all'interno. Cioè, è una cosa incredibile che fa. Lui ha una visione d'insieme mostruosa. Lui lo ha detto. Lui sa come finisce One Piece. Deve capire come arrivarci. Esattamente. lo sa come finisce. Lui lo sa già. Lo ha sempre saputo. Credo da quando ha disegnato la prima vignetta. L'ho sempre saputo. Deve capire come arrivarci, perché ha talmente tante idee, ha talmente tanto... È un po' come me, è un po' come la mia ragazza, noi abbiamo sempre tante idee, tante cose, tante cose da fare, che poi le metti tutte insieme, poi magari noi facciamo casino, ma lui invece ha questo collegamento e questa continuità dell'insieme, cioè... E riesce a dislocare poi vari pezzi facendoli sembrare un quadro perfetto. Quando viene nominato...
il paese di Wild Wano Kuni la prima volta. Se vorrei andare a memoria, Zoro con Ryuma Thriller Bark. Molto prima. Il paese di Shimotsuki di Zoro. No, il paese di Wa viene nominato, mi pare, magari mi sbaglio, la prima volta da Hogwarts di Sauro, non da Hogwarts, scusami, da... mi sto confondendo. Chi era che aveva fatto... No, a Mari... Oh, forse hai ragione tu, perdono. No, viene nominato prima di Thriller Bark. Dove minchia era? C'era però, viene nominato, me lo ricordo perché lo rilevo tutto adesso. Sicuramente c'è perché il maestro di Zoro, Koshiro... Ma probabilmente sì. Per la questione delle spade, eccetera, lui aveva anche lo stemma sul, diciamo, il coprabito, che è lo stesso che troviamo poi a Wano, e così c'è lo collegamento con gli Shimotsuki. Forse è lì. Forse non nominandolo, citandolo. Lo citano così. Sì. A Rogue Town, dice Ambra. La mia ragazza Rogue Town. Allora è stata una delle prime saghe. Quando, perché viene data la spada dell'isola di Wano. Del Wano Kuni, grazie amore. Anche lei l'ha riletto durante la grandissima memoria. Quindi sì, allora lo ricordo a Rogue Town, ragazzi. Nel 2000, cos'era? Il 2003? Una delle prime saghe, incredibile. A Rogue Town, nomina qua. Lui c'ha già tutto in testa, deve solo capire come piazzarlo. Incredibile. Capito? Quindi per me il contro è quello. È un'opera troppo. È troppo oltre per per chi legge Naruto, per esempio, no? Sono d'accordo. Ma sì, quindi sì. Aspetta, la tua ragazza era massima esperta di One Piece, altro che io, Monkey D. Perché Rogue Town è quando Zoro va a scegliere le spade. Esatto, ma è quello che il venditore, oltre a dargli la Yubashiri, dice: tu sei un grande spadaccino, ma ti do questa. E gli dà la Sandaki Tetsu, la spada maledetta. Che Zoro gli dice: proviamo se è più alta la mia fortuna, la spada, e mette esatto. In braccio, vede che la spada non... Grandissima, complimenti alla tua ragazza. No, lei anche è super tipo. Hai ragione, cioè una delle prime saghe, perché lì compare Dragon, lì compare Buggy su Patipo, cioè il Luffy su Patipo, cioè, dei pirati. Dragon te lo piazza là, arriva uno col tatuaggio in faccia che ferma tutto. Esatto. E gli fa Dragon, perché? Tu lo leggi e dici, ma che c'è? Che è? Poi boh, se lo dimentica per anni, in realtà non se l'è dimenticato. E questo è il punto, la gente dice, si è dimenticato, non si è dimenticato niente. La parte di e oggi è ancora il personaggio più ambito dell'intera opera, tutti vogliono capire questo, che dove è stato, cosa fa, quando agirà, e penso che mo stiamo arrivando addirittura ad arrivare. Ma secondo me non manca moltissimo, sì. mancano delle cose, perché ci sono, con la supernova se l'è cavata benissimo. Però pensa, quello li creò, perché glielo dissero poco prima, le doveva introdurre nell'arcipelago Sabaudi. Lui è riuscito, presentando personaggi nuovi ad hoc, a dargli un'importanza così rilevante a fine della trama. Trafalgarlo, cioè lo fa andare alla guerra per salvare Luffy, te lo ritrovi, come detto tu, a Punk Hazard, dai il via a tutta sta guerra e sì. Ma cioè... infatti da Punk Hazard in poi è quasi relativo chiamarle saghe, Punk Hazard, Dressrosa, eccetera, perché in realtà è una cosa continua. Sì, è l'arco narrativo degli imperatori, sono d'accordo. È tutto un arco narrativo, non riesci... Sì, gli dai il nome della saga perché ti soffermi sul nome dell'isola, però in realtà è tutto intrecciato. Esatto, ecco, esatto. Vedi, anche un altro contro... secondo me è la durata di Dressrosa, che per quanto sia la mia saga preferita, per quanto sia la mia saga preferita, perché io adoro Dressrosa per tutti quelli che ci sono, quello che succede, tutti i personaggi di Dressrosa io li adoro, come finisce, per tutto quanto Dressrosa secondo me è un capolavoro, è un manga a sé stante. Dressrosa è un'opera a sé. Se tu prendi un manga e lo fai così di Dressrosa, ok, non è un manga. È meglio di altri manga che si autoconcludono. È durato 100 capitoli preciso, quindi è proprio un manga a sé davvero. Diciamo che si è lasciato un po' andare. Pensa a Demon Slayer, che chi mette una gamba su 200 capitoli di tutti i manga, Dressrosa è durato metà. Anche Gozo, io mi sto leggendo, che adoro, The Promised Neverland. Bellissimo. Siamo al 176 e tra 2-3 capitoli è finito. È vero. Finiscono quasi in contemporanea lui e Demon Slayer, sì.
Sì, dovrebbero finire più o meno insieme. Vabbè, sono opere queste qui, breve ma intense, direi. Molto, molto, per carità. Per quello ti dico che Oda non è per tutti. Io, per esempio, c'è stato un periodo dove io ho letto One Piece a blocchi. Nel senso, finiva una saga, quando finiva me la leggevo. Perché mi perdevo. Perché se no mi perdevo, mi veniva... una settimana, eccetera, eccetera. Quindi io Dressrosa l'ho letto praticamente tutto il blocco. Incredibile. Sì, perché è troppo lungo. Sì, è vero. Succede di ogni, se ci pensi, perché finito Dressrosa, One Piece è ribaltato. Cioè, si ribalta One Piece praticamente. Dice, vabbè, boom, è ribaltato. È il trampolino. Quindi, è il trampolino per lanciarsi, insomma, quello lì. Perché guarda, una delle cose che ho apprezzato di più di Oda è un capitolo fa, quindi 978... 978. C'è un piano dove ci sono Ruffy, Zoro e Nami che corrono. E Ruffy finalmente, dopo 20 anni di lettura, è grosso. Hai visto quando fa così? Me la sono salvata qua. Ce l'ho sul telefono, che ho detto, ma questo è il disegno più bello di Ruffy che io abbia mai visto. E poi non è pompato, gonfiato o altro lì, no? Cioè non è che sta facendo... le ombre tipo con Moria o altro. No, è la sua costituzione adesso. Dopo... Esattamente, incredibile. È una brandina. Cioè, sembra Smoker a Rocktown, quasi. Finalmente. Era l'ora. So, il protagonista lo rimaneva sempre così, via che era di gomma, sempre magrissimo. Si doveva va bene andare. Che sei di gomma, però, cioè, insomma... No, invece, finalmente... Ha avuto un senso di robustezza, solo. Me lo godo. Tra l'altro io c'ho, vabbè, su Twitch, dato che giocavo a One Piece, mi si è creato appunto il gruppo di One Piece, cioè il gruppo degli abbonati, io ce l'ho su Telegram, e ogni tanto parliamo di One Piece, parliamo dei capitoli nuovi, eccetera, eccetera. E insomma, se partono sempre, perché poi puoi fare mille congetture, puoi fare mille ipotesi... E il punto sai qual è? Come mi disse una volta un mio amico, mi disse, se tu leggi One Piece, sai come si comporterà Ruffy, sai come si comporterà Zoro, sai come si comporterà Nami, sai come si comporterà Sanji, ma non avrai mai idea di che cazzo succederà. tu puoi sapere cosa faranno i personaggi, ma quello che succede... Non puoi sapere. No, perché ogni tanto tu leggi, arrivato e ti dà una sberla. È come se ti leggessi, arrivassi ora, mettessi una sberla a faccia. Ti faccio un esempio, Maurizio, gli ultimi capitoli, 2-3 capitoli fa, tutti quanti nella community facevamo delle live, ci stavamo chiedendo con i vari canali YouTube, perché io faccio vedere spesso ospiti, che fine potessero fare le navi di tutti questi samurai una volta arrivati lì, no? Che dovevano attraccare. E chissà dove le mette, qualcuno si nasconde, che fa Oda? Tutti quanti scendono, le fanno affondare. Via, tanto noi non abbiamo vivi o morti, non ce ne dobbiamo tornare. Cioè, come fai? Era impossibile capire. Devi ragionare come un samurai. Perché se tu noti, non è una. Quel comportamento lì non è una soluzione di Oda, perché è pienamente coerente del loro comportamento e del loro comportamento da samurai. È completamente coerente. Bravissimo. Non è una cosa che un samurai non farebbe mai, anzi, forse sarebbe la prima. Esatto, quindi non è un escamotage, capito? Non è un escamotage di Oda per dire che cosa gli faccio fare. Quella è coerente, è giusta, non gli puoi dire nulla. Ma come tante, cose, come i sette, la flotta dei sette, tutti cattivi, ti aspetti tu che se li batta uno a uno, arriva Enko che si innamora e Jinbe che ovviamente, insomma. Però il Gunna, mi devi dire sti tre pro e sti tre contro, li voglio sapere da te. Vuoi sapere i miei? Allora, certo. Secondo me i pro di One Piece sono ovviamente la sua storia. La storia che ha creato Oda è qualcosa di veramente... No, dimmi contro. I pro li so, di sono contro, anche... Allora. I contro secondo me che a volte si dimentica, lascia troppo in sospeso questi misteri e ci fa davvero
ci fa davvero distruggere dentro di noi, che io non ce la faccio più, devo scoprire le cose. Questo come non Dragon. È un contro, lo so, è un contro per me. Lo so. È un contro, sai perché? Di che anno sei? Quanti anni hai? Io ho 28 anni fra poco. Ah beh, non pensavo fossi più piccolo. È un contro, è un contro per chi ha fretta. Ma sì, se tu sai, ma sai quante volte io ho immaginato di leggere l'ultimo numero di One Piece e ogni volta che solo penso di leggere l'ultimo numero di One Piece io piango. No, siamo in due. Solo a pensare che dovrò leggere l'ultimo numero di One Piece, un giorno forse, se il fato vorrà. Quindi figurati, io non ho perso il senso della fretta per tanti motivi, per tante cose, non ho più, non, prima ce l'avevo, i ragazzi da giovani si ha sempre fretta, figurati io la fretta che c'avevo quando leggevo One Piece, che cazzo è Dragon? Quindi andavo alle superiori io, no? Io andavo alle superiori con i miei amici, cioè, chi è Dragon? Poi vabbè, ora c'hanno tutti internet, io a malapena c'avevo la 56k, quindi figurati, quelle cose lì. Però ormai, siccome lo leggo da talmente tanti anni, non ho più fretta di finirlo. Anzi, dato che siamo a un punto più che buono, va bene così. La mia non è più che fretta, la mia è pure curiosità che mi sta distruggendo in 20 anni che lo leggo, pure io lo leggo da un sacco di tempo. Pure io e poi la cosa bella, è che non te le prepara. No, infatti. Non te le prepara. Lui te le butta a schiaffo le cose. Come sì, quando... Sì, boom. Esempio. Il figlio di Kaido? Boom. Fine. Chi è questo figlio di Kaido? No, ma non quello. Perché quella non è una cosa che può... Non ha un reale impatto. Non è una cosa implausibile. Una cosa implausibile è dopo Water 7 arriva Garp e fa è mio nonno. È vero. Capito? Quello è un... Così a schiaffo. Puff, ma te la dà come normalità. Quella cosa che hai appena detto tu, io non parlo a voce troppo alta perché sennò faccio spoiler, gambe indietro. Quella cosa che hai detto tu ci sta. E anche un mezzo occhiolino alla saga prima. Sì. Perché gli imperatori sono troppo forti. Troppo, sì. Io sono d'accordo. Se vogliono battere Kaido per... Aspetta, che c'è? Lo so. Se vogliono battere Kaido non lo so, magari hai la porta chiusa, no? E chiudila. C'è bisogno di Merluzzo buono, secondo me, che dà la mano a Ruby. Chiudi la porta. Gli stavi spoilerando troppo? No, io non voglio spoilerare niente, io odio gli spoiler, figurati. Pure io. Quindi non voglio, anzi voglio che ci arrivi e che si goda le storie. Hai ragione. Solo che ora è presa con lo studio. Hai chiuso? Ok, dai, ce l'hai quasi fatta. L'unico modo, dato che sono andati in tre, no? Sì, tre. Sì. I tre capitani. Sì, esatto. Che sono gli stessi tre che hanno fatto casino alle Sabaudi, tra l'altro. Proprio loro tre. Se Oda vuole fare una cosa, perché Big Mom non l'ha fatta sconfiggere. In teoria è lì, e c'è pure Katakuri. Ma se vogliono fargli sconfiggere un imperatore, se Oda vuole che un imperatore venga sconfitto, intanto c'è un motivo se ha fatto andare tre capitani e non ha fatto andare Luffy da solo. Deve fargli fare a tutti e tre, e lì One Piece si ribalta un'altra volta, il risveglio. Tu dici sbloccare il risveglio del frutto, stile Doflamingo e Katakuri qui. Luffy ce l'ha. Sì, per forza, almeno... Rufi ce l'ha. Tutto l'allenamento che si è fatto in carcere con le manette di Almatolite, con il vecchio Yogoro, assolutamente. Grazie. Quello, lui ha allenato Lucky tantissimo. Rufi ce l'ha. E poi, quello, ogni volta che osserva qualcuno, lui impara. L'ha visto su Doflamingo, l'ha visto su Katakuri, pensa che la terza volta lo può pure riprodurre. Eppure chi è,
Eppure chi è il primo col frutto risvegliato che si vede? Io credo Crocodile. Esatto. Ah, e poi c'erano pure quelle bestie demoniche di Impel Down, però quelle... No, no, ma Crocodile è il primo che si vede col frutto risvegliato. Sì. Perché già venne accennato, già lui ne parlò all'epoca. Sì. E lui è il primo che gli dice: tu non sai come usare il frutto. Esattamente, esattamente. Vero, vero. Solo che ovviamente ha il difetto da Roggia, ha il difetto di tutti Roggia, che è quello che spiega Barbanera a Ace. Sei talmente abituato a non prendere colpi che dopo quando li subisci vai subito... Il tuo corpo non ha una difesa fisica. A differenza di Luffy, che invece ne ha prese così tante durante questa avventura. Infatti, tutti i Roggia che poi prendono botte, le prendono forti, forti, forti. Vabbè. Ma se caso, anche Kataguri, anche se è un paramiscia speciale, però agisce come Roggia. Infatti poi i colpi, quando li prende, soffre molto di più rispetto a come... Perché lui è abituato a non essere mai colpito grazie al suo aghi della percezione. E infatti poi, quando Luffy lo colpisce... Caesar Clown, sì. Smoker. Esatto. Smoker ne subisce tantissimo. Vabbè, Smoker le prende da tutti a Punk Hazard, diciamo così. Ma lo stesso Ace. Dispiace tantissimo. È un grandissimo personaggio prima. Il mio preferito. Smoker è il mio preferito. Non è mai cambiato. Cioè, in 20 anni non ho mai cambiato personaggio preferito. Per me è sempre stato Smoker. È fantastico. Io lo adoro. Cioè, io sono... Facciamo qualche domanda anche oltre One Piece. È meglio su One Piece. Ma che volete voi, ragazzi? Vabbè. Allora fagli tu una domanda, dai. Mi è piaciuta tantissimo la risposta che hai dato sui pro e contro, perché è più o meno pure quello che penso anch'io. Grandissimo. Allora, io c'ho un paio di cose. Volevo chiedere soprattutto a Maurizio se si trova di più, se gli piace di più quando doppia l'anime. Per esempio, tu sei stato anche in One Piece Stampede, no? Piuttosto che una serie TV o un film. E poi dopo vorrei sapere se un attimo passa Ragnar in questa live, giusto per ok. Allora, sono soddisfazioni diverse. Perché? Perché io sono un appassionato di manga e anime, insomma, praticamente da quando sono nato, quindi è ovvio che per me doppiare un anime, considerando che nasco con l'idea di... Da grande voglio doppiare i cartoni animati, quindi figurati. Quando ero bambino, era un tuo sogno nel cassetto. Sì, io l'ho sempre voluto fare da quando ero piccolo. Io avevo 7 anni, riconoscevo le voci nei cartoni, dicevo, ma allora le persone vere fanno le voci, e le voglio fare anch'io. Quindi per me da bambino era fare le voci dei cartoni. Ovvio che doppiare gli anime per me insomma, è una certa soddisfazione personale, è il sogno di voler, il motivo per cui volevo fare questo lavoro. Quindi aver fatto, vabbè, in One Piece ho fatto una marea di persone. Ho fatto Kobe, Lucci da ragazzo, ho fatto pure Doflamingo, ho fatto Brand New in Stampede, insomma ne ho fatti tanti, ma anche di anime, insomma, cioè ho fatto Demon Renji, Slayer, Dragon Super, ho fatto Zamasu, ho fatto Promerga al cinema, sì, ne ho fatti veramente tanti. Ecco, quando li doppio sei stato Manigoldo in Saint Seiya, incredibile. Bello, anche divertito farlo. Che personaggio quello. È pur vero che quando ti trovi a doppiare invece degli esseri umani che sono attori, ma attori bravi, come Ragnar, appunto, Travis Fimmel, come Zachary Levi, come tantissimi altri. Shazam, grandissimo Zachary Levi. Grandissimo. Come tanti altri. Mi sono visto i tuoi video quando li vai a incontrare. Bellissimo. Bello. Sono emozioni diverse. Sono più appagato a livello professionale quando doppio degli attori molto bravi, mentre io farei il doppiatore, mentre quando al personaggio dell'anime tu gli devi dare vita, no? Invece lì cerchi anche di capire come è fatto proprio l'attore, l'uomo. Esatto. Diventa una cosa introspettiva tra te e lui in quel momento. Però l'anime fa parte delle mie passioni, quindi è ovvio che farli mi fomenta. A tanti colleghi cambia niente, a molti non importa di fare i cartoon, cioè il doppiare gli anime, cose giapponesi, cose varie. Anche in realtà alla mia generazione piacciono molto. Quindi sì, la differenza sta sostanzialmente in quello. Quando doppio gli anime ho una soddisfazione più emotiva, diciamo, chiamiamola così. Quando doppio gli esseri umani o comunque degli attori molto bravi, la mia soddisfazione è più sempre emotiva, perché comunque con le emozioni si lavora. Però è professionalmente più appagante, diciamo così. Ci sta. Capito. Sotto questo punto di vista, sì.
A volte che stiamo parlando di Stampede che hai fatto Brennium, se tu potessi scegliere un personaggio di One Piece da doppiare, chi vorresti doppiare? Lo so che non ti sceglie perché l'hai raccontato molte volte, ma se tu volessi. Doflamingo. Il demone celeste, incredibile. Doflamingo a Dressrosa lo doppierei domani. E mi divertirei come un pazzo. Per esempio, questa è un'altra cosa fondamentale di One Piece, la caratterizzazione dei personaggi. Ognuno di loro... Cioè, tu puoi fare uno spin-off su Doflamingo, ma ne esce una manga meravigliosa, una storia fantastica. Personaggio assurdo, Doflamingo. Io spero, Maurizio, che succeda qualcosa, senza provare a fare spoiler, qualcosa Impel Down e Doflamingo si riesce a ritrovare nella guerra finale contro il governo mondiale, anche lui. Che secondo me lì... grandissimo personaggio e chi lo dice che la guerra finale è contro il governo mondiale? No, questa è una mia predizione, una mia ipotesi, l'azione, perché io sono convinto che lui sfidi prima Barba Nera tra gli ultimi avversari della pirateria, divenendo re dei pirati, poi scoperta la verità grazie a Nico Robin quando avrà voglia di dircela, De Pogne Griff, poi vada contro Mary Jo contro il Musan. Ma in realtà l'unico che in questo momento sa, gli unici che sanno la verità sono Rayleigh, Buggy e Shanks, sono gli unici, sì, che sono stati a Raftel. No, più o meno. Vabbè, diciamo che Buggy e Shanks non sono arrivati, ma sicuramente verranno raccontati. Non sanno la verità, non sanno tutto. Però probabilmente, sì. Probabilmente Shanks sì, Buggy è un cretino. Sì, quindi... Shanks sì, anche perché tu hai... Tu sei in pari, quindi hai visto a Reverie quando si è presentato Shanks lì davanti al Gorosei. Cioè, solamente un personaggio che ha un rilievo così importante a livello della storia intera può essere lì. Impossibile, altrimenti. Lui è una sorta, cioè lui è sopra ogni cosa. Sì, sono d'accordo. Io penso che sia... Non si sa neanche cosa faccia realmente, che abilità. Infatti, però... quando l'ho visto che l'hanno messo come personaggio in Pirate Warriors 4, ho detto, che fa questo? E ti uccidevo la mente, non ti sa proprio niente di Shanks, niente proprio. No, niente. Ne sa quello che possiamo vedere noi. Sai del cappello. Ok. Sai che il cappello gliel'ha dato Roger. Ma perché si vede Roger col cappello, quindi per forza. Sai quello, quindi poi l'importanza del cappello è un'altra cosa. Sai che Barbanera gli ha fatto le cicatrici. Poi sai gli scontri che faceva con Mihawk da giovane? Sì, sua amicizia, diciamo. Sai che ha fermato Kaido? Sai che ha fermato Kaido a Marineford? Infatti, tu ci pensi, Shanks ha fermato Kaido a Marineford. Poi, poco dopo, arriva Shanks. Tutto pulito e sistemato, senza nemmeno un grado. Cioè, non l'ha fatto arrivare un altro imperatore a Marineford per la guerra? Non un altro imperatore. Kaido. E lui poi arriva lì senza nemmeno un graffio. Effettivamente lascia... E ferma il pugno di Akainu con una facilità disarmante, l'ho sempre detto. Basta. Gli dice, se volete finirla, perché sennò sono costretto a prendere tutti quanti, fare un pacchetto regalo e buttare... Arriva lì e fa, a casa. Ma come? Vabbè, lo è fatta. A casa. No, è vero. Quello che io mi sono sempre chiesto, però poi ci ho provato a darmi una risposta da solo, è il fatto che lui sia così importante, così potente, così calmo, diciamo, un collegamento così importante per tutti, però è come se lui ha già la consapevolezza di non essere lui colui che deve compiere il destino, perché altrimenti, come detto, un personaggio di questo livello già l'avrebbe potuto fare quando voleva. Tutti ci pensano, perché non è lui re dei pirati? Esatto, bravo, quella è la domanda. Perché? Perché aspetta qualcun altro? Esatto. E quindi... l'unica cosa che ho sempre pensato è che solamente perché lui sa, come hai detto tu, che è arrivato alla fine del viaggio, anche se non ha sceso all'Auguded, ma Roger gli ha detto, sa il quadro completo e sa forse che ci deve essere quella caratteristica che a lui potrebbe mancare. Quindi lui sta aspettando, a tempo areggiato. E poi si è innamorato di un bambino lì che era diventato un attimo di gomma per sua fortuna. Ma io voglio... Io voglio vedere quanto è forte la ciurma di Shanks. Ah, incredibile. Perché io vedere Kizaru che
Sì, tu, io mi sono guardato bene il disegno. Okay? Dopo vero muscolo, Kizaru. Kizaru ha le goccioline in testa. Quel disegno, Kizaru ha le goccioline e fa... Oh, cioè, era uno che picchiava i masnadieri col fucile, capito? Esatto. Adesso punta la pistola a Kizaru. Esatto. Che mette l'aghi nei proiettili, che fa? Dei personaggi più intelligenti. A voi ha detto anche della Marina, ha detto che la ciurma di Shanks è quella più impenetrabile e se sottoposti godono di una taglia maggiore degli altri, quindi sì, 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 c'hanno pure una media molto simile, cioè significa che Ben Beckman, Yasuo, Yukiro, eccetera, tutti quanti potentissimi. Beh, tu lo dici anche in una SBS, Oda, che il personaggio col quoziente più intellettivo più alto è Ben Beckman di tutto One Piece. Lo dice? Sì, non mi ricordo se era proprio di One Piece o di un mare specifico, però viene detto che lui era... Poi dell'Ex Blue disse Ben Beckman, comunque... dell'Est Blue del mare di provenienza, sì, però vabbè. Comunque, vabbè, però ho capito che, insomma, è personaggione. Si accorge di Ace, quando vede che arriva Ace, che incontra per la prima volta Shanks dandogli la taglia, parlando di Luffy, Ben Beckman dice questo spirito di questo ragazzo era incredibile. Sì. Il suo Haki ha fatto fermare la neve, però io riesco a riconoscere nelle sue parole che lui non vuole diventare re dei pirati, ma un'ambizione diversa. Lui andava meglio come la fiamma della rivoluzione. Che succede poi dopo? Ace non ha bisogno dell'Haki per non far nevicare. Esatto, perché è mera, bravo. Però che predizione, sempre di Oda, ritornando a quello... Alla morte di Ace, il frutto l'eredita veramente colui che è un rivoluzionario, Sabo, che è diventata poi la fiamma della rivoluzione, veramente. Esatto. Cioè, proprio per far capire quando Oda, tutto quello che dicono i personaggi è collegato, è impossibile. Che... Beh, è la chi della preveggenza, insomma, molti ce l'hanno. In molti, cioè chi ci nasce, come la cosa, la bambina di Skypiea, ce l'ha dalla nascita, loro lo chiamano mantra, ma è la stessa cosa. Esatto. E poi c'è chi lo sviluppa ai limiti massimi, tipo Kataguri, incredibile, che persona. Ti piace Kataguri come personaggio? Molto. Kataguri è funzionale. Ha uno scopo. Sì, è funzionale, ha uno scopo. Serve a far andare avanti il manga. La cosa che mi piace molto di Oda è che non spara power up a caso. Non ti butta power up a caso. Io ti faccio un esempio. La prima volta che lessi da ragazzo Rufy contro Lucci, no? Rufy contro Lucci, Rufy prende una sacca di croc, la mamma quanto prende, ma prende una marea di botte. E vabbè, era nettamente più forte. Sì, io fino alla rilettura, per me era un errore. Per me quello era un errore. Ho detto, da lì ha sbagliato. Ha fatto vincere Lucci quando Rufy è nettamente più debole. Quindi per me quello è un errore. Rileggendolo, cosa ti mette Oda prima di Water 7? Il Devi Backfight, dove Rufy viene croccato di schiaffi all'infinito, ma si rialza sempre. Il punto è che leggendolo un capitolo alla settimana e ci arrivi dopo 2 anni, te ne sei dimenticato. Bravo. Ma prima di Water 7 c'è il Devi Backfight, dove Rufy prende solo botte. E cosa ti vuole far capire lì, Oda? Che Rufy ha la resistenza, ha la volontà, eccetera, eccetera. Quindi, da ragazzo che l'ho letto 2 anni dopo, e 2 settimane fa che l'ho letto il giorno dopo, io non ho trovato più così irreale che Rufy continuasse ad alzarsi, nonostante le botte prese. Bravo. Capito? Ma anche contro Kataguri fa la stessa cosa, è incredibile. La stessa cosa, sì. Per quello dico, è plausibile, però lì acquisisce. E anche perché Kataguri lo stimola. A un certo punto gli dice cosa fare. Sì. Praticamente gli dice cosa fare. Quando la sorellina flambese intromette che diciamo che paralizza Rufy, Kataguri va su tutte le furie e dice cosa ci fai qua? Come ti sei solo permessa? Praticamente gli dice cosa fare. È un pirata che si autoinfligge One Piece per pareggiare i conti, per portare avanti lo scontro. Io non l'avevo mai visto, cioè la dimostrazione è bellissima. La cosa che adoro poi è che è ispirato a Joseph Joestar, è uguale a Joseph Joestar,
gli ha messo gli stessi poteri e c'ha lo stesso doppiatore in giapponese, quindi incredibile. Allora, questa volta il doppiatore, allora lui, se tu, io la prima volta che l'ho visto ho detto questo è Jason Schuster, è uguale, è vestito uguale, c'ha la sciarpino e quello che faceva era la stessa identica cosa, no? Non so se hai visto Giorgio, hai letto Giorgio. No, sì, no, sì, non ho ancora letto, però conosco Giorgio. Vabbè, c'ha, insomma, gli dice tu adesso direi questo, così. Ho detto, minchia, vabbè, pari pari. Quando poi l'ho sentito nell'anime, ho detto, vabbè, c'è pure il doppiatore di Joseph. E quindi è stata un'imitazione. Se l'hanno messo apposta il doppiatore di Joseph. Ma è bellissimo, un personaggio del genere comunque è bellissimo. Cioè, tu e si torna... E si sarebbe torna... a dire questo, Capone, tu, quello stava per uccidere i tuoi sottoposti, quello stava... Dici a mama che lo ha detto Kataguri, basta. Ma pure quando si mette davanti a Big Mom, no, Maurizio? Che gli stavano per rompere la foto, e Big Mom, Kataguri, come deve mettere? No, mamma, stava per rompere la foto, e Big Mom si sbianca, perché il figlio ha un potere... che va oltre anche sua stessa, naturalmente prima è più forte, però sì, è un potere, una peculiarità che solo lui ha, è una cosa fantastica quella. Ecco, e quello può essere, probabilmente supponendo, la forza di Ben Beckman, ma Ben Beckman moltiplicato, no, di questa cosa. Di... Esattamente, ancora migliorato nel sotto. Poi di supposizioni, in realtà su One Piece di supposizioni ne puoi fare un miliardo, tanto poi Yoda fa quello che vuole. Esatto, ne facciamo video teoria approfondimenti, poi se esco però facemmo un video con il mio collega Kataguri dove dicemmo che Choshiro, il capo della Yakuza, fosse Denjiro e Ushimizu Kozo, lo facemmo un mesetto prima che uscisse, così tutti quanti ci vedevano per pazzi mm-hmm. Ma noi avevamo supposto, avevamo detto sicuramente quello è un parruccone, c'è stata qualche trasformazione, ricordatevi che comunque ci troviamo in quello che è Wano Kun, il Giappone, no? C'è la teatralità, anche questo. Poi il nome è molto simile. Bravo, Iro, che finisce con... È successo il mese dopo. Tutti quanti sono andati sotto al video a farci complimenti, incredibile. Non sai che io a volte ci resto male, infatti lo voglio indovinare, perché come hai detto tu, Oda mi deve stupire, ma quel personaggio lì, come hai detto tu... Quindi quando a me fanno le domande, cosa ne pensi che succederà se poi dico, raga, che ne so io? La risposta più bella, e io che ne so, quando ci arrivo lo vedo. Io le mie supposizioni le faccio leggendole, quelle che vi ho detto prima, ma sono al capitolo dopo, al due capitoli. Maurizio dopo. Merluzzo, vero massimo esperto di Wambi, se lo posso dire. No, però come pensi che finirà? Ma che cazzo ne so io? Come vabbè, va, pensare come finisce è fuori impossibile. Maurizio, e qual è il tuo personaggio? Dopo rispondi, però, qual è il tuo personaggio preferito? L'ho detto. Smoker. Ah, il tuo personaggio preferito di tutta l'opera. Smoker, quindi della Marinas. Mi piace. Sì. E ti faccio un'altra domanda, perché questo però, video lo guarderanno sangisti e zoreani accaniti. Però aspetta, fammi dire una cosa. Dire a Smoker, quindi la Marina, paradossale, Smoker fa quello che gli pare. Sì. Okay, lui non è propriamente un Marines vero, io lo vedrei molto bene, però ci stiamo facendo un sacco di spoiler, nella Marina Sword, nella fazione che pensa più come vera giustizia, perché Smoker alla fine anche lui non si voleva prendere meriti, cose che poi Fujitora quando fa Dressrosa. Vediamo Dressrosa, anche Fujitora, no? Un personaggio incredibile. Takeshi Kitano. Esatto, Isshio che dice questi occhi ti avrebbero voluto vedere, Mugiwara. Perché è sicuramente molto gentile, cioè là ti fa capire, quello è un altro tipo di archi della percezione, che lui sente, percepisce i sentimenti delle persone, dice in questi uomini che stanno urlando non c'è veramente ostilità nei confronti di Cappello di Paglia, quindi in realtà lo stanno aiutando ad andare via, c'è una profondità pure nei personaggi. Vero, verissima. Che è incredibile. Cos'è che mi stavi chiedendo? Il tuo personaggio preferito in Ciurma? Perché c'è la faida Zoro versus Sanji, vediamo. Ma perché c'è la faida Zoro con Sanji? Non l'ho mai capita nemmeno io. E che faida c'è? Che faida è? Chi è più forte? Se è più forte più o meno, cioè, ma su chi deve essere il vice capitano per loro? Tra virgolette, perché non esiste il vice capitano in giù. No, non esiste, ma se dovesse essere uno dei due è Zoro. E te ne accorgi sotto tanti punti di vista. Sono d'accordo. Io penso uno dei quali l'ho letto l'altro ieri. Vediamo, ieri. Praticamente quando sono all'isola degli uomini pesce e Ruffy con Lucky abbatte 50.000 uomini pesce, Sanji fa: "Ah, che figo, figo". E Zoro ha detto:
è il minimo se vuoi essere il mio capitano. Grande. Cioè, esatto. Capisci che... Mi sei dovuto trovare un altro capitano, fantastico. Esatto, altrimenti mi sarei dovuto trovare un altro capitano. Non sta lì a stupirsi. E poi, anche la scena con Usopp, ti ricordi quando litigano per il fatto della Merry? E lui dice, qui nessuno si muove perché se n'è andato lui dalla ciurma e non dovete andare a cercare. Se tornerà lui a chiedere scusa, ok, perché nessuno deve mancare rispetto al capitano. Altrimenti tutti si sentiranno in gra... Ma anche Sanja Walker Island, alla fine è vero che era costretto, era un ricatto e voleva far salvare Luffy, ma comunque lo attacca. Quando Sanji attacca Luffy, che arriva in vedi botte, poi Nami gli dà uno schiaffo. Zoro una cosa del genere non l'avrebbe mai fatta. L'unica volta che Zoro e Luffy litigano è Whiskey Peak, ma perché Zoro si deve difendere. Esatto, è costretto a difendersi in quel modo. Gli arriva addosso, ma fermati. Però è palesemente che l'atteggiamento da vice capitano sia quello di Zoro. L'atteggiamento, non che poi lo sia o lo sarà, questo non lo dico io, non lo può sapere nessuno. Esatto. Però, se Oda deciderà di dirlo, assolutamente. Secondo me non lo farà. Non lo farà perché non vuole creare una gerarchia all'interno della ciurma. Oda e fa bene, secondo me. Assolutamente. La gerarchia è il capitano e la ciurma, perché nel momento in cui tu fai un capitano, un vice capitano, crei appunto una gerarchia piramidale, quando lui fa sempre passare il fatto che la ciurma è una famiglia, non è un'azienda, no? Non è una cosa... da capitano, vice capitano, chi ha i poteri, chi non ha il potere del comando, ti parlo. Sono tutti devoti a Rufy. Rufy è colui che diventerà per loro il re dei pirati e loro vogliono vivere l'avventura con lui e quant'altro. Ci hanno fatto anche la canzone Family, cantata dai doppiatori. Quindi secondo me Oda non creerà mai questo tipo di gerarchia. C'è il capitano e la ciurma, che è la sua famiglia. Sono d'accordo. Super d'accordo, super. Facciamo una finisco di parlare di questi vice capitani. Speriamo che con la tua parola finisca questa faida tra Sanji. Inutile poi, faida inutile. È inutile perché non ha senso, non serve. Sono due personaggi stupendi, ognuno per le sue motivazioni. Però mettersi a dire a vice capitano quando non l'ha detto Oda, cioè... Vabbè, va contro la trama stessa. Che non è... E Jimmy sì. Juma ti è piaciuto come aggiunta? Bellissimo. Si sapeva, no? Si sapeva sì, in realtà. Sì. Perché sai quanti anni fa gliel'ha chiesto? 7 anni fa. Oddio. 7. Pensavo che mosso. Infatti quando mi è arrivato il capitolo per me è stata una vampata. Infatti io ero convinto che a Fishman Island lui entrasse in ciurma. Poi però sempre per il ragionamento che facevi tu, visto poi parallelamente tutte le saghe che sono state seguite... Fishman Island, poi Punkazzat, poi la Dressrosa, no? Tutte queste qua che sono... Dopo capisci, attraverso anche le mini avventure, che lui era andato a prendere vari fogli e griff per portarli in dono a Big Mom per dire questo è un regalo perché io mi congedo. Infatti cioè, lo dice a Nettuno, devo prima risolvere delle questioni con Big Mom. E Nettuno gli aggiunge, a posto della bandiera di Big Mom, mi piacerebbe quella con il cappello di pelle. Cioè, quindi già era tutto pronto, solo che doveva solamente compiere. Quello che ti ho detto all'inizio, Oda sa già le cose, deve capire che come arrivarci, fa dei giri pindarici assurdi, che durano anni appunto, però si ricollegano tutti. E quindi per quello ti dico, ormai leggendolo da così tanti anni, non c'ho più fretta che mi si risolva qualcosa. So che quando me la vorrà dire, me la dirà. Un sacco di ragazzi dicono, perché fu una dichiarazione di un editor, fra 5 anni finisce. Allora dissi, ragazzi, fra 5, fra 6, fra 7. Sarei a sentire a me. Quando Oda lo vuole, lo chiude. Nel frattempo, è quello il punto. Se tu leggi un SBS, lui dice, io lo volevo far durare 5 anni. Come vuole far durare 5 anni un'opera così grande? Sono già 23. E poi io dico 19 perché l'ho iniziato nel 2001 col manga italiano, ma il manga in Giappone è uscito molto prima, quindi lui va avanti. Sono 23 anni adesso, appunto, dal Giappone. Doveva durare 5. Quindi se l'editor dice finisce tra 5, finisce tra 15. Esatto. Che poi no, perché le carte... Le carte in tavola per farlo durare altri 5 anni ce le ha, per farlo durare diciamo solo. Secondo me lo fa durare, questa è la mia reazione, secondo me 7, così fa il trentennale, cioè chiude l'opera a 30 anni di pubblicazione, in Giappone. Cioè nel 2027. 97-2027 per il Giappone.
A me potrebbe. Va bene leggere altri 7 anni di One Piece, ma scherzo. Esatto. Sembrano pochi, però se non puoi. È vero, è vero. Ragazzi, sono le 7:20. Quindi fate passare Ragnar e poi la possiamo anche chiudere qua questo video. Mi avvicino al microfono così mi... ho l'onore di ascoltare Ragnar in diretta a fianco a me. C'è un'emozione. Alzo un po' la sensibilità del microfono. Quanto grugniranno i porcellini quando sentiranno le grida del vecchio cinghiale? Grande. Incredibile. Mi sono emozionato quando Berro Birra da corna ricurve, incredibile. Ah, lì quella scena è bella. Fantastica, è bella. Le Valchirie mi stanno aspettando, questa sera c'è... Bellissimo, basta. Allora, fai la chiusa? Sì, grazie a Gunno per avermi accompagnato in questa chiacchierata fantastica con Maurizio Merluzzo, grandissimo. Grazie, Merluzzo, veramente grazie. Grazie a voi, ragazzi, grazie mille. Grandissimo. Bellissima chiacchierata con te, bellissimo anche condividere una passione per i manga e anime, soprattutto anche per One Piece, perché io dico sempre di leggere soprattutto One Piece, ma se possono leggere anche gli altri manga non sbagliano a fare. No, anzi, più leggi, più puoi fare paragoni. Esatto. Se tu leggi solo un'opera e dici quest'opera è fantastica, ma non ne hai lette altre, lascia un po' il tempo che trova quello che esatto, dice. Esatto, ecco, chi paragoni non ha senso. Capito? Abbiamo scoperto anche Maurizio Merluzzo è un massimo esperto di One Piece in Italia, non solo. Quindi grazie a tutti per la visione di questo video, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate a questo video e vi rispondo. Grazie mille, grazie ragazzi, buona serata. Ciao a tutti. Ciao.